Allora, con un gruppetto di amici, un piccolo comitato spontaneo che non aveva l'obiettivo di fare grandi cose, ci siamo fatti un po' una domanda qualche mese fa, quest'autunno. Ci siamo detti, ma il tempo in cui viviamo è un po' diverso dal tempo di una volta, dove c'era spesso una reazione davanti alle cose, quindi un modo di vivere da protagonisti e non da passivi. E ci siamo chiesti, chissà perché in questo tempo che viviamo siamo tutti tendenzialmente più tentati di vivere in passività, cioè lasciare che gli eventi ci passino addosso senza diventare noi protagonisti. E allora ci è venuto in mente che il 25 aprile è stato proprio un momento storico in cui invece il popolo e anche i giovani hanno preso in mano la loro vita e hanno deciso di reagire davanti a un mondo che non era buono, che era ostile, no? Anche lasciandoci le piume, no? Quindi la reazione di dire non mi lascio vivere dalla vita, ma la voglio vivere per qualcosa. E dal 25 aprile abbiamo allargato un po' l'orizzonte, allora ci siamo detti, ma anche l'esperienza della vita cristiana, della vita di fede, è un'esperienza di vita per e non un'esperienza dove ci si lascia vivere dalla vita. E così tante altre situazioni. No, allora abbiamo detto, perché non organizziamo una serata dove, invitando alcuni personaggi, non possiamo dare una ricetta per la vita, ma possiamo almeno stimolare alla riflessione. E i personaggi che interverranno in questa sera avranno proprio un pochino l'obiettivo, attraverso alcune domande, di regalarci un po' di tempo, anche partendo dalla loro esperienza, di un atteggiamento di vita per qualcuno, per qualcosa, e non una vita che ci passa sopra la testa. Sono qui in veste di rappresentante dell'AMPI di Chivasso e porto una testimonianza di quella che è la memoria storica, la memoria della resistenza, la memoria di questi giovani che ci hanno lasciato 73 anni fa e più. Dovrei essere uno di quelli che si sono svegliati al canto di Bella Ciao, eventualmente. No. Don Martino mi ha chiesto di fare una testimonianza in quale situazione particolare riterrei di essermi svegliato, e quindi ho preso un'altra direzione di marcia nella mia vita. Sono una suora salesiana e sono qui vicino, ero un'animatrice di Gassino e questa sera sono qua per raccontare un po' la mia storia.